aspirazioni e i propri sogni, uomini e donne a scendere in campo insieme a noi per cambiare il loro futuro. Dona anche tu al 45591 con un SMS. Sostieni anche tu i sogni delle bambine. Per maggiori informazioni. Messaggio che ha letto appunto Carmen. L'hashtag io gioco alla pari. Buongiorno a tutti voi. Splende il sole qui al Gobbato per lo scontro al vertice Pomigliano-Cittadella. Una bella battaglia che ci regalerà sicuramente uno spettacolo imperdibile. Femminile scende in campo con Parnoffi, Apicella, Galluccio, Baldo, Masu, Meneghetti, Schiavo, Fran, Rigon, Fasoli, Meggiolaro e Cacciamarco. La coppia Galluccio-Tata, anche perché la Pin è qui con noi in tribuna. Ancora la Fragas è una ragazza che dove è nazionale, è l'Under 19, ecco, quindi da parte temere. Proprio la Fragas. E bravissima la Parnoffi! C'è la bellissima parata di una Alessia parata Parnoffi strepitosa su questo calcio di punizione. C'è Riboldi che punta l'avversario, mette questo pallone al centro, lo secondo palo e c'è la traversa colpita da Stefani Galluccio. Bellissima questa conclusione in acrobazia di Stefani. Nuovamente Cittadella. Coda scambia con Fracas. Fracas entra in area di rigore, cerca la conclusione e ancora una bellissima parata di Altire, ancora il Pomigliano. Mette questo pallone Riboldi al centro e Stefani Gallucci colpisce male di testa, ancora il Pomigliano in fase offensiva e c'è il gol di Tata. È il gol del Pomigliano con Rossella Tata che sblocca al minuto 32. Stefani Gallucci colpisce male di testa, ancora il Pomigliano in fase offensiva e c'è il gol di Tata. Il Pomigliano riesce a sbloccare il risultato, ma ripartono ancora le ragazze Granata con Todisco che cerca il pallonetto dalla distanza e compie un vero e proprio miracolo in area Toniolo. Bellissima la conclusione a battere questo fallo laterale dentro ancora per Stefani Galluccio, anticipata la Masu, però c'è la Tata in buona posizione, c'è il gol e arriva il secondo gol della Tata a raddoppiare. Fallo laterale dentro ancora per Stefani Galluccio, anticipata la Masu, però c'è la Tata in buona posizione, c'è il gol, arriva Ruggero, è andato a pescarci il presidente in tribuna. Non si è fermato il gioco. Comunque ancora Pomigliano con pennello per Riboldi, Riboldi che punta l'area, vede la Galluccio, cerca la conclusione personale e il pallone termina di pochissimo alto sulla traversa, non ci arriva l'estremo difensore. Pallone verso Rossella Tata ha il problema di girarsi, però lo riesce a fare benissimo. Finisce a terra, calcio di rigore per il Pomigliano, calcio di rigore in questo istante per le padrone di casa. C'è stata Rossella Tata ha il problema di girarsi, lo riesce a fare benissimo. Finisce a terra, calcio di rigore anche dal dischetto, l'esperta calciatrice del Pomigliano. Massima parte Stefani Galluccio contro la Toniolo, tiro, rete e spiazza letteralmente il portiere Stefani Galluccio e c'è il gol del Gallo del Pomigliano. L'esperta calciatrice del Pomigliano, massima parte Stefani Galluccio contro la Toniolo, tiro, rete e spiazza. Al 45esimo minuto, sigla il 3-0. Cittadella, e noi vi lasciamo alla musica del Gobbato. Tre gol. Vediamo anche la Zorzan con la maglia numero 9 in campo, quindi c'è stato anche un altro campo. Padra, una bocca di fuoco come la definiscono loro. Sì, qui c'è ancora il calcio di rigore, ancora un altro calcio di rigore per il Pomigliano, atterrato questa volta Giuliano. Loro. Sì, qui c'è ancora il calcio di rigore. Ancora... Loro nervoso. Assolutamente, ancora Stefani Galluccio che si presenta sul dischetto, vediamo se cambierà angolo oppure tirerà sullo stesso angolo. Vediamo, e questa volta ottima è bravissima la Toniolo a parare, a capire, aveva piazzato sul dischetto, vediamo se cambierà angolo oppure tirerà sullo stesso angolo, vediamo.
E questa volta ottima parata sul 4-0, la squadra avrebbe perso morale. Sì, poteva essere chiusa definitivamente la partita, però adesso arriva questo colpo di testa di Manuela Schioppo. Che... c'è questo pallone al centro per la corrente. La Parnoff è sempre pronta a difendere la porta. E c'è la bella abituata a vederla giocare l'anno scorso, Carmen. La duttilità è sicuramente una delle caratteristiche più importanti per una giocatrice. Adesso c'è la Tudisco che prova questa conclusione al volo dentro questo pallone, è Ilaria Lombardi, poi Giulia Ferrandi, anticipata ancora da Masu. Masu cerca il tiro a pallonetto, ha cercato di imitare Giorgia Tudisco, ma serve la Ciampanelli. E ancora Rossella Tata, c'è proprio l'intervento della Masu, poi la Tata che ancora ruba questo pallone, lo sradica letteralmente dai piedi della Casarotto. Ancora la Tata che prova la conclusione, bellissimo il gol, bellissimo gol, quattresimo nel secondo tempo, Rossella Tata che mette dentro questo, serve la Ciampanelli e ancora Rossella Tata, c'è proprio l'intervento della Masu per la Tata che ancora ruba questo pallone, lo sradica letteralmente dai piedi della Casarotto. Ancora la Tata che prova la conclusione, bellissimo gol! Secondo tempo! Rossella Tata che mette dentro questo bellissimo gol da pallonetto a battere l'area Toniolo. Infatti subito... ci sarà un recupero credo abbastanza corposo, dati tanti cambi. Erano 4 minuti che le sue, si propone ancora al centro dell'area Greta Ponte, infatti che viene servita in questo istante, ancora la Ponte, ancora l'uscita di Alessia Parnoffi che chiude ancora la Ponte, ma su scambiano le due, c'è questa conclusione, il pallone danza in tutta l'arietta piccola del Pomigliano, questo pallone al centro e c'è la conclusione della Casarotto, il difensore esatto, che quasi si è spostato con un 4-0, meravigliosa prestazione delle ragazze Granata, triplet